www.rabbitest.it. C'è un film che esce in sala e che mi è piaciuto quasi moltissimo perché fonde cronaca nera, fonde storia recente del nostro paese, dove non sappiamo più chi sono i nemici, il padrone, vecchie ideologie, nuove ideologie, lo straniero, lo zingaro, sei contro il padrone, sei contro lo zingaro, sei contro quelli che vengono da fuori. Una location enfatizzata cinematograficamente come non ho mai visto fino a questo momento, e cioè il Delta del Po, e il melodramma, e la violenza, e tutto questo è Delta di Michele Vannucci. Mi piace soprattutto una cosa, cioè che si prenda la caccia all'uomo nei confronti di Norbert Fehr, che ci incollò tutti come Liboni, ci incollò tutti al televisore, ai giornali, in quel 2017 in cui Igor, colui che veniva definito Igor il Russo, ed era Norbert Fehr, poi c'aveva mille nomi, scappò con 800 forze dell'ordine, avevano chiamato tutti, sembrava l'inseguimento dei Blues Brothers alla fine a Chicago, alla fine del capolavoro di John Landis, ma non c'era niente da ridere come in quel caso, perché Norbert Fehr era un assassino, è un assassino, e quel fatto, e lui si nascondeva nel Delta del Po, cioè lui scappò facendo come Willard in Apocalypse Now, immergendosi nell'acqua, in queste acque, in questi acquitrini, andando di cascina in cascina, in mezzo a queste boscaglie, in mezzo a queste paludi. E allora mi piace moltissimo perché Vannucci, chiaramente insieme a tutto il suo staff, prende Norbert Fehr, prende quella storia e la porta dentro Alessandro Borghi, perché è lui che farà, che diventerà Igor il Russo. Ma di cosa stiamo parlando? Lui è Elia il Serbo, non si sa, peraltro Norbert Fehr era serbo di Sobotica, e insomma, in questo film è molto interessante perché siamo nel Delta del Po, siamo con il personaggio interpretato da Luigi Locascio, che è Osso, il quale è un operaio con un'ideologia molto novecentesca, e cioè c'è il padrone che inquina il fiume. Lui è una guardia ittica che con la sua sorella, che chiama Nani e che è interpretata molto bene da Greta Esposito, e che crea una frattura generazionale molto lancinante, molto interessante, con questo fratello che è un po', nel quale mi sono rivisto completamente, che è un vecchio rincoglionito ancora con degli schemi ideologici che la nuova generazione rappresentata da sua sorella non riconosce più. Lui pensa che il Delta del Po venga inquinato dal padrone, che è italiano, e quindi fa un discorso di classe. Lei aderisce di più a questa rabbia molto interessante, molto legata all'Italia degli ultimi 10 anni, questa rabbia legata nei confronti dello straniero, che viene considerato più una minaccia rispetto al vecchio padrone. Qui è molto interessante il film, perché si crea una dialettica buonissima, che non vedo quasi mai nel cinema italiano, sulla nostra storia, su quello che è accaduto in questo paese negli ultimi soprattutto 10 anni. Nel momento in cui questi fratelli un po' battibeccano, Osso c'ha anche una ex, che è Anna, interpretata da Emilia Scarpati, bellissima attrice, tutta irregolare anche come la esposita.